Assessore Gaddi, edizione numero 2 per Co.co.co, una vittoria tutta al femminile, al pari merito, due vincitrici ragazze. Sì, questo è un elemento che ci ha fatto molto piacere perché l'arte femminile in realtà va un po' spinta e sempre più numerose sono le partecipanti donne. Peraltro Co.co.co ha avuto un grandissimo successo in termini di partecipanti, sono oltre 700 da tutta Italia e i risultati sono di grande qualità. Ecco, oggi però non si inaugura solo la mostra personale di queste due artiste, ma si inaugura anche un nuovo spazio, quindi la città si arricchisce di un nuovo spazio per gli artisti. Oggi si apre lo spazio Natta, o meglio, si riapre, viene restituito alla città, completamente ristrutturato, fornito di strutture espositive di grande qualità, in termini di illuminazione, di fissaggio, di pannelli. Quindi è un nuovo spazio tendenzialmente giovane a disposizione del pubblico, a disposizione della città, e è un segno di come l'arte possa vivificare il tessuto urbano. Numerosi sono gli spazi, al di là di quelli più grandi come Villa Olmo, e crediamo molto nello spazio Natta. Senta, questo percorso che lei ha intrapreso già da diversi anni, che va dalle grandi mostre alle piccole, ma soltanto per quantità di visitatori, magari insomma anche per numero di opere esposte, questo percorso, quando lei non sarà più assessore, chi lo porterà avanti? Come è avviato per andare avanti da sé? Che cosa succederà? Beh, sperando di poter rimanere ad esserlo almeno ancora per un po', credo che chiunque possa seguirlo, ma è fondamentale concentrarsi sul presupposto che l'arte è il futuro della città. L'arte può dare vita anche dal punto di vista strettamente economico, pur non essendo l'elemento fondamentale, ma soprattutto l'arte contemporanea ha trasformato altre realtà. Pensiamo a Bilbao, che cosa da città orrenda è diventata un polo di attrazione grazie al Guggenheim. Come in questi anni sta scommettendo sulla cultura, non dobbiamo nascondere il fatto che è un percorso difficile, anche a volte contrastato, ma è un percorso vincente. Io ne sono assolutamente certo, e questa è una prova ulteriore, peraltro, del fatto che non è vero che ci si concentra solo su Villa Olmo. Villa Olmo ovviamente è la più visibile, ma innumerevoli sono le altre iniziative in città. Gli spazi sono sempre occupati e questo non era mai accaduto prima, quindi questo lo dobbiamo ricordare. Lo spazio Natta è nuovo, poi San Francesco, San Pietro, il Chiostrino, il Broletto sono tutti spazi sempre ricchi di attività e questo, al di là di Villa Olmo, è certamente un fatto positivo. Adesso per finire la metto in imbarazzo tra Chiara Albertoni e Marta Colombi, chi preferisce come artista? Oddio, esattamente come la giuria mi piacciono entrambe, sia le sculture in ferro che alcune proiezioni delle due sono straordinarie. Quindi, tra l'altro, sono perfettamente compatibili, nel senso che sembrano due artiste nate per esporre insieme. Quindi questo dimostra come la giuria abbia lavorato ottimamente e francamente non saprei dire quali delle due preferisco. Como però ha premiato due artiste non comasche, giusto? Certo, perché non ha alcun senso pensare alla localizzazione campanilistica quando si parla di arte. L'arte per natura e per definizione non deve essere ristretta a nessun confine. E tra l'altro io sono estremamente felice che abbiano partecipato, che la stragrande maggioranza degli artisti partecipanti siano artisti che vengono da tutta Italia. Questo è enormemente positivo anche e soprattutto per la comunità degli artisti comaschi, perché si trovano ad essere stimolati da una dinamica che non ha confini e non può averne. Sarebbe stato un clamoroso errore restringere il campo. Quindi l'elemento che più mi dà soddisfazione è il fatto di essere che il concorso sia un concorso nazionale. Grazie, assessore. Prego. Marta Colombi, vincitrice insieme a Chiara Albertoni del Co.co.co, il concorso per giovani artisti indetto dall'assessorato alla cultura di Como. Cosa significa vincere un concorso del genere? È molto un'occasione per avere visibilità nel campo artistico, è una grande occasione. Hai partecipato ad altri concorsi del genere? Sì. Ce ne sono quindi tanti, ma com'è la scena artistica secondo te per i giovani? Questo non lo so perché io sono di Milano, quindi non conosco bene la scena artistica di Como.
Tu con che tipo di arte hai vinto? Sappiamo che hai fatto delle installazioni, delle sorte di sculture, ci puoi dire da dove nasce la tua arte? Io faccio delle sculture di ferro, sono dei momenti che io recupero dalla mia infanzia, sono delle... è più il ricordo di un clima che io riporto al presente attraverso la scultura, il ferro. Sono delle installazioni più che altro. Un forte potere evocativo. Sì, sono momenti che io riesco a tirar fuori attraverso questo materiale che mi dà molto... Dietro di te vediamo una delle tue sculture, un'altalena. Ci puoi dire come l'hai fatta e soprattutto quanto tempo ci hai impiegato per fare una scultura del genere? Non ti saprei rispondere. L'altalena sì. È proprio il gioco dell'infanzia sì, per eccellenza forse. Tutte le mie sculture sono dei giochi o comunque dei momenti che io ho passato e delle cose che io avevo. Questa è l'altalena che io avevo in montagna, dove abbiamo giocato durante tutta la nostra infanzia, io e mio fratello. E l'altalena, cioè, si intitola Tocca a me, perché è proprio un momento che noi avevamo insieme, noi eravamo in tre con anche mio cugino e ogni volta avevamo un tempo per ognuno, quindi la frase era adesso basta, tocca a me, e quindi l'altalena è un riportare a questo clima, queste un ricordo cose. Molto dolce. Sì. Ma senti, vediamo che è fatta in ferro, ma esattamente come fai, dove lo lavori questo ferro, è un laboratorio tuo? Sì, un laboratorio dove saldo con una saldatrice. Va bene, ti ringraziamo, ti auguriamo allora un buon Grazie. Successo per il futuro. Un'ultima cosa, tu vivi della tua arte o lo fai solo per passione? No, io non faccio gioielli come lavoro, sempre un lavoro creativo che è un po', ho due mondi un po' distinti, però cercherò di vivere anche di arte, ma non è facile. Grazie mille. Grazie. Chiara, tu sei l'altra vincitrice di Cococò 2010, come ti senti adesso? Molto emozionata. Da dove vieni tu? Da Vicenza. E da Vicenza conoscevi questo concorso, quindi un concorso abbastanza noto nell'ambiente dell'arte? Beh, l'abbiamo trovato in internet e su diversi giornali, sì. Senti, tu con che genere di arte hai vinto? Quali sono le tue opere? Qui ne vediamo una, ce la puoi spiegare come nasce la tua arte? Sono degli oli su tela, io parto dallo scatto di una foto e poi dipingo ad olio a risparmio sulla tela bianca. Ma tu vivi di quest'arte, cioè vendi le tue opere o è una passione e hai un altro lavoro per vivere? Io collaboro con una gallerista svedese e adesso con una gallerista di Como, che è interessante, la galleria di Etti. Quindi vivi proprio in mezzo all'arte? Sì. Ma vediamo i soggetti, abbiamo visto molti soggetti naturali, come dire, ritratti di particolari dell'ambiente, della natura, fiori, alberi. Perché questa passione per la natura? Ma fa parte di me, non saprei dire perché. Cioè. Non c'è capitato di vedere per esempio degli esseri umani finora? Sono interessanti anche gli esseri umani, solo che la mia attenzione si focalizza su queste cose, su particolari naturali. Senti, ma cosa può dare la vittoria di un concorso di questo tipo a una giovane artista? Beh, senz'altro visibilità e poi sì, è un'ottima cosa poter avere la possibilità di esporre in uno spazio pubblico come questo e di avere dei cataloghi realizzati con cura come sono questi. Insomma, perciò ringrazio molto il Comune di Como che mi ha dato la possibilità di avere... Senti, poi noi abbiamo notato una cosa, insomma, due vincitrici appunto sono due ragazze, quindi cosa hanno le ragazze in più dei ragazzi nell'arte? Avete una sensibilità maggiore? Non lo so, siamo donne. Siete donne, sapete quindi come interpretare la realtà con una sensibilità diversa forse?
va bene. Con una sensibilità diversa, sì. Chiaro, allora un grosso in bocca al lupo per il futuro, per la tua carriera artistica, e chissà mai che di ritrovarti qua ancora vincitrice di un'altra edizione di Cococò. Grazie, speriamo.